Vai! Vai! Vai dietro a lui! Vieni dietro se vuoi! Vai, vai, vai! Come giù! Vai come prima, vai! Vai, vai! Ciao ragazzi! Eccoci qua! Nuovo video! Facciamo il punto sulla C90. Quindi abbiamo una bici carbon, un motore praticamente completamente diverso da tutte le altre, autonomia secondo me giusta per bei giri enduro, soprattutto come quelli che facciamo di solito, e 1500-1600 metri di dislivello senza problemi. Senza problemi vuol dire utilizzando il motore magari al minimo nella parte iniziale del giro fino a metà giro, poi quando si comincia a stancare aumentare un po' la potenza sui 1500-1600 metri di dislivello senza problemi. Ciclisticamente è una bomba. L'unica cosa che dobbiamo, ecco, abituarci con Rocky Mountain è la manutenzione. Manutenzione cosa si intende? Si intende la pulizia della bici. Quindi mantenere bene pulito la parte degli ingranaggi, dove passa la catena, oliato sempre bene con prodotti specifici molto lubrificanti. Quindi una volta che si mantiene ben pulita la bicicletta, la bici è perfetta. Come è giusto che sia? Beh, partiti spediti? Vai, guarda, guarda quello che fa, vai, vai, vai! Dai su coi piedi! Occhio! Stiamo notando che si cambia spesso, anche in negozio cambiamo spesso la catena di distribuzione del motore. È un'operazione abbastanza semplice, poco costosa, e l'unica, diciamo, pecca della bici forse è questa qua. Bisogna cambiarla un paio di volte l'anno, secondo me, se si usa la bici una o due volte a settimana, secondo me va cambiata un paio di volte l'anno. Detto questo, l'autonomia ne abbiamo parlato, la ciclistica l'abbiamo detto, le specifiche sono un enduro vero da 29, non è 27-29, quindi ritorniamo a parlare della differenza della ruota posteriore 29-27 come meglio, come peggio. Secondo me non è né meglio né peggio. Quando è stata costruita per il 29, e secondo me mettere una 27 non ha molto senso, anzi meglio abituarsi a guidarla 29-29 così come esce, che la bici è veramente una bomba.
Occhio, occhio. È meglio che tieni i piedi sempre sui pedali. Cerca di stare in equilibrio. Vai, vai. Guarda bene lontano. Guarda subito l'altra curva qua, allenati. E gira da sola la bici. Subito dove finisce la curva, via, 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 vai, vai, vai. Bravo. Sempre guardare la curva. Volevo dirvi una cosa, che non è che quello che dico io è Vangelo, quello che io vi dico in questo canale sono sensazioni mie. Ci può stare che se io provo una forcella e dico che fa cagare, a un altro invece quella forcella piace. Quando provo una bicicletta e dico che è una figata di bicicletta, ci può stare che a un altro non piace. Sono sensazioni mie, è una sensazione personale che cerco di trasmettervi. Non ho l'ambizione di dare dei giudizi sicuri, giusti per tutti, sarebbe impossibile. Come non c'è la bici per tutti, non c'è un giudizio per tutti, quindi bisogna fare un po' una media tra i vari, ce n'è una marea di gente che prova roba. Io provo quello che riesco e dico quello che penso. Iscrivetevi al canale. Abbiamo fatto un bel giretto oggi e mettete mi piace, solite cose che si dicono sui video. Ci vediamo alla prossima con forse un'uscita, diciamo, infrasettimanale per pulire un sentiero. Andiamo a vedere un po' com'è. Vai, ciao! A scorrere di più qua, tutto è tutto piazzato. Segui la curva, lontano, lontano, guarda. Bravo ragazzo! Ieri andavo meglio. Vabbè, ma è normale. Non c'è niente. Vamo? Porca troia! Cazzo di piede, alla cazzo! Oh.